Benvenuti, in questo tutorial proveremo ad utilizzare Traefic, quindi proveremo a esporre dei container tramite Traefic, dei container Docker tramite Traefic. Che cos'è Traefic? Come vedete qua sulla sua pagina lo definisce un edge router, quindi ha una serie di capacità, ovvero quella di fare sia da proxy che da load balancer. Per appunto esporre dei container e mappare dei domini e farli puntare sui container che vogliamo. Insomma, come vedete da questa grafica si capisce piuttosto bene. Tutte cose che si possono fare ovviamente anche con Nginx, ma Traefic li fa in una maniera piuttosto interessante che adesso andremo a vedere. Quindi, per cominciare il tutorial bisogna aver installato Docker sul vostro computer in locale oppure su una VPS. Nel mio caso è su una VPS perché vi farò anche vedere come poi fargli puntare dei veri domini tramite DNS. La documentazione è discretamente ben fatta, quindi noi la seguiremo almeno per una prima parte. Quindi andiamo su Quick Start e per farlo utilizzeremo Docker Compose, che ci facilita un attimo nella scrittura della configurazione, in quanto si può fare anche lanciando i Docker manualmente, ma con Docker Compose è un po' più semplice, visto che ci sono un po' di robe da mappare, insomma, da scrivere. E quindi, direi che possiamo cominciare. Per cominciare entriamo quindi nella nostra macchina, online o in locale, come volete. Andiamo nella nostra cartella di root, creiamo una cartella, possiamo chiamarla come vogliamo, io la chiamo demo traffic. Entriamo nella nostra cartella, al suo interno creiamo un file chiamato docker-compose.ylm e linkoliamo questa prima parte di codice. Come vedete andiamo ad esporre due porte, la 8080 e la 80. Appunto, sulla 8080 vedremo insomma una web UI che fornisce Traefic in cui si possono monitorare i vari servizi collegati. Fatto questo, direi che possiamo cominciare a lanciare Traefic. Per farlo basta fare docker compose app-d. Ora, come vedete, lui va a scaricare l'immagine e poi farà partire il container di traffic. Ok, facciamo docker ps. Come vedete abbiamo traffic attivo. Se andiamo sulla porta 8080 dovremmo vedere la dashboard di traffic. Aspettate che adesso non mi ricordo il numero di qui della mia VPS, quindi devo andare un attimo a ripescare. Ok, questo qua, perfetto. Copia. Ci ricordiamo intanto. Rientriamo nella nostra VPS. Nel frattempo andiamo qui, lanciamo ok e facciamo 8080. Come vedete abbiamo questa bella dashboard in cui ci dà un po' di informazioni che appunto su rete HTTP, TCP, UDP eccetera eccetera. Come vedete ora non abbiamo nessuno, a parte l'unico container che abbiamo attivo è quello di traffic appunto. Fatto questo, ok, utilizziamo ora l'esempio del suo UMI, dopo lo andremo a sostituire con altri applicativi, ma per ora è interessante vedere come funziona il UMI, quindi andiamo qui, entriamo di nuovo nella nostra cartella demo traffic e andiamo ad implementare il nostro Docker Compose. Quindi qui andiamo a capo e gli settiamo il nostro secondo container appunto chiamato UMI. Allora, andiamo un attimo a mettere a posto l'identazione Yelmo. Ok, così dovrebbe essere a posto. Come vedete qua c'è una cosa interessante, gli passa un dominio che però noi non possiamo utilizzare in quanto siamo online, quindi dobbiamo passargli un dominio vero. Nel mio caso gli passerò il numero di IP della macchina e poi vedremo anche come passargli invece un dominio vero. Quindi gli passo questo qui. Gli passo questo qui, lo incolliamo qui,
Credo che possiamo togliere l'HTTP. Ok. Quindi in questo modo dovremmo averlo. Dovrebbe essere configurato correttamente. Quindi facciamo docker compose app-d who am I. Scusate, prima avevo lanciato il comando con vim. Docker compose app-d who am I. Ok, come vedete ora lui sta creando il container. Docker PS e come vedete abbiamo il nostro container attivo. Quindi se ora prendiamo il nostro IP lo mettiamo qui, come vedete questi sono i dati che ci sta ritornando appunto whoami. Ora se come vedete qua ci dà lost name che è il nome del container. Se infatti andiamo qua come vedete è questo codice qua, il container ID. Quindi ora andiamo a creare un secondo container sempre di whoami, ovvero andiamo a duplicarlo tramite l'esempio che ci fa qua, quindi scale whoami 2, quindi diciamo di duplicarci whoami, di scalarlo, facciamo 3, visto che così è più chiaro. Ora facciamo docker ps. E come vedete abbiamo tre container di whoami, quindi ora quando andremo qua sul nostro dominio dovremo vedere questo hostname che cambia in quanto Traefic sta utilizzando farà della load balancer, quindi switcherà il carichi di lavoro sui tre container di whoami. Quindi proviamo, come vedete è cambiato l'hostname. Adesso riproviamo, come vedete è cambiato ancora, se andiamo a vedere i codici, lui ha preso il 29, quindi ha preso il WMI2, adesso lanciamo di nuovo un refresh, ha preso questo qui, quindi ha mandato il carico su il WMI1, vediamo se riusciamo a raggiungere anche il 3, 66, esatto, come vedete ha chiamato il 3, come vedete. Questa qua è la funzionalità appunto di Traefic, appunto come load balancer e come abbiamo visto invece all'interno del Docker Compose, mamma mia, continuo a sbagliare i comandi stamattina, è sabato mattina quindi siate pazienti. Andiamo ad aprire il nostro Docker Compose, come vedete qui gli abbiamo passato il dominio. Ora io mi copio l'IP, vado un attimo nel mio, adesso proviamo a fargli puntare un dominio vero, quindi vado un attimo nel mio gestore OVH dove ho un dominio di prova e proviamo a farlo puntare alla nostra macchina e vediamo se Traefic è capace di gestirlo. Allora. Aggiungiamo un record A, lo chiamiamo demo, commettiamo l'IP della nostra macchina e lo salviamo. Poi creo un secondo dominio perché poi faremo un altro esperimento. Quindi lo chiamo WordPress, poi proveremo a utilizzare WordPress, un container WordPress a farlo puntare in modo da vedere appunto Traefic riuscire a disporre e a indirizzare i nomi domini sui container, su più container, insomma, a seconda di quello che vogliamo e ci serve. Quindi abbiamo creato anche questo dominio. Perfetto. Ora andiamo qui, facciamo demo.p82.it che è il nostro primo dominio, speriamo che OVH sia veloce nel puntarlo, perfetto, sta puntando alla nostra macchina, come vedete ci dà errore 404 not found ed è giusto che sia così perché ovviamente dobbiamo inserirlo qua dentro, quindi 404
game.p82.it. Salviamo. Ora rilanciamo il Docker. Anzi, è una bella cosa. Distruggiamo i vecchi container. rm-f demo traffic umi 1 demo traffic umi 2 e demo traffic umi 1. Ok. Ok, abbiamo distrutto i nostri container, quindi ora possiamo rilanciare il nuovo UMI con Docker UMI. Ok, quindi se adesso andiamo sul nostro numero di IP non dovremmo più avere feedback, questo qua non dovrebbe più apparire, esattamente. Se andiamo invece su demo P82 il nostro dominio dovrebbe invece apparire, perfetto. Quindi come avete visto è stato capace di mappare il dominio sul container. Adesso andiamo comunque a duplicare come abbiamo fatto prima i nostri traffic per essere sicuri, ne scaliamo a 3. Perfetto, abbiamo i nostri tre container e come prima andiamo a vedere che l'host name cambi, quindi che il load balancer funzioni, come vedete va alla perfezione. Fatto questo, come abbiamo detto, abbiamo creato un secondo dominio chiamato WordPress.p82.it, quindi proviamo a installare un container WordPress e vedere se riusciamo a mapparlo senza quindi andiamo nel nostro vim.dockercompose.yelmo, andiamo qui, creiamo un secondo container chiamato WordPress due punti, adesso gli creiamo un immagine che dobbiamo andare a vedere qual è il nome dell'immagine di WordPress ufficiale, quindi Docker WordPress. Andiamo qua nel Docker Hub, ci copiamo, ah, ok, è solamente WordPress. Ovviamente non installeremo MySQL, così non faremo una vera installazione di WordPress, ci basterà vedere appunto che la pagina di installazione di WordPress vada, e così insomma abbiamo testato la capacità di traffic, insomma di gestire più nomi dominio e di indirizzarli sui singoli container. Quindi andiamo qua, ci copiamo questa righina qua e andiamo a cambiare il dominio, quindi Yelmo. Andiamo a capo, incolliamo, ops, dobbiamo mettere label, aspettate, quindi abbiamo fatto. Ora, una cosa interessante, solitamente quando si usa il Docker Compose bisogna sempre dichiarare le porte da esporre, no? Quindi se WordPress va sulla porta 80 dobbiamo dirgli di esporre la porta 80 eccetera eccetera. Con Traffic questo non è necessario per il semplice fatto che con Traffic non si espongono i container all'esterno. Traffic è l'unico veicolo che può esporre i container, quindi il container rimane sempre isolato e raggiungibile solo passando da traffic, appunto, che è in grado di mapparli in maniera automatica senza bisogno di dichiararlo. Quindi fatto questo lanciamo di nuovo il nostro Docker Compose e stavolta scaliamo WordPress. Aspettate, non abbiamo sistemato il dominio, aspettate, vim Docker Compose. Qua dobbiamo mettere
Ora andiamo un attimo a fare una verifica per vedere che il dominio punti, quindi andiamo qui. Ok, il dominio sta puntando, ma da error ovviamente perché non c'è niente capace di riceverlo, quindi Docker Compose app-d WordPress e lanciamo la creazione del container e incrociamo le dita. E come vedete abbiamo il nostro container attivo. Andiamo qua su WordPress e incrociamo le dita e non sta andando. Molto male, molto male. Andiamo a vedere nel Dockerfile se abbiamo fatto qualche pasticcio. Ah, trovato il pasticcio. Qua dobbiamo mettere WordPress, ovviamente dobbiamo mettere il nome dell'applicativo. WordPress, praticamente qua noi dobbiamo mettere il nome appunto che abbiamo dato al nostro container. Altrimenti, quindi vi stavo tentando di mappare WMI e non riusciva a trovarlo. Quindi, ok, distruggiamo un attimo il nostro demo traffic WordPress e proviamo a rilanciarlo. Ok, rilanciamo e incrociamo le dita di nuovo. Ok, l'ha ricreato, andiamo a vedere. Eccolo qua, ritorniamo qua, vediamo se anche questo funziona. Come vedete demo più 82 ci prende il nostro applicativo, i nostri container UMI e WordPress ci prende i nostri ci prende appunto il container di WordPress. Due domini differenti, due applicativi, due container differenti, tutti gestiti e bilanciati da Traefik. E niente, per questo tutorial è tutto. Se vi è stato utile mettete un mi piace. In futuro faremo qualche altro tutorial su Traefik, devo ancora studiarmelo, perché ovviamente anche su Traefik poi si possono caricare i certificati HTTPS eccetera eccetera e si possono fare molte altre cose, ma per adesso questo è. Anzi, facciamo un'ultima cosa prima di chiudere, andiamo a vedere la nostra dashboard e vediamo cosa ci fa vedere. Ci dice che un po' di dati, adesso anche io non so bene, andiamo a vedere i servizi. Come vedete qua sui servizi ci dice che c'è tre container, ovvero un container traffic, tre container di UMI e un container WordPress. Proviamo a entrare, ci dice la rete interna su cui sta lavorando, ci dice che sono attivi eccetera eccetera. Insomma, come vedete Traefik è uno strumento piuttosto interessante, viene utilizzato poi anche all'interno di Kubernetes eccetera, oppure semplicemente per gestire dei container, e viene molto utile soprattutto quando si parla di architettura microservizi, perché appunto permette di risolvere alcune problematiche nella comunicazione tra i vari servizi. È anche uno strumento credo abbastanza sicuro, perché non espone mai container all'esterno e quindi insomma tante caratteristiche piuttosto interessanti. E niente, questa volta chiudo per davvero. Se vi è stato utile mettete un mi piace e ci vediamo alla prossima.